Ormai è passato un anno dall'approvazione della nostra proposta di abbattimento dell'IRAP alle ASP. Con questa approvazione noi abbiamo ottenuto un risparmio di diversi milioni di euro da parte della Regione Emilia-Romagna e quindi dei cittadini emiliano-romagnoli nei confronti di quelle che erano le spese sostenute dalle ASP, cioè le aziende di servizi alla persona gestite dai comuni, cioè tutte quelle aziende che gestiscono a livello comunale i servizi che riguardano i nostri bambini, i nostri anziani, i nostri invalidi. Con questi risparmi la Regione avrebbe dovuto allargare l'offerta di servizi comunali nei confronti dei cittadini. Bene, visto che comunque la propensione della regione continua ad essere quella di esternalizzare i servizi ai cittadini e non fornire direttamente il servizio pubblico, noi chiediamo con l'interrogazione che abbiamo depositato un bilancio ad un anno appunto dall'approvazione di questa proposta per capire questo risparmio, dei comuni dove è andato a finire. Perché appunto non venga utilizzato sempre per foraggiare gli amici degli amici. Infatti, anche recentemente abbiamo avuto la conferma di quello che diciamo da parte del TAR, il quale ha respinto il ricorso di alcune aziende private che appunto avevano fatto ricorso contro questa manovra. Il servizio pubblico non può essere un mercato ed è esattamente quello che sostiene il Movimento 5 Stelle. Il servizio pubblico deve rimanere quello principale, integrato con quello privato, ma il servizio pubblico alla persona deve essere quello prevalente per garantire l'universalità di servizi fondamentali per tutti i cittadini. Vediamo cosa ci risponderà l'assessore e quali saranno i dati che ci verranno forniti.